e ha peraltro un passato che l'ha visto partecipare anche all'Eurolega con le maglie di Panathinaikos e Olympiakos. Prova a replicare subito Billy Baron, si crea il tiro dal palleggio consegnato nelle mani di Baron, ancora a Napier. Melli lotta per la posizione con Kravic, grande lavoro di Seal con il corpo da parte di Niccolò Melli. Totè s'accoppia con Melli che riceve da Baron, finta il passaggio di ritorno, invece Malferro a inchiodare con la mano destra. Che giocata di Melli, che decide molto spesso di cominciare a prendere il vantaggio con un piccherò a uscire di Moretti. Il primo possesso si chiuse con un palleggio a reste tiro, questo invece con un ottimo cambio di lato. Pick and roll con Ricci, si va da Heinz sulla punta dell'arco, cambio di lato per servire Devonola, ancora un pick and roll con Heinz, poi da Tome va a cercare con la triangolazione proprio in lungo, taglio di Ollo, segue Moretti. Quindi un tiro contestato ma che si trasforma in due punti grazie alla qualità di Citan. Ottimo tiro anche per Milano, in particolare Devonola finora ha segnato praticamente solo in quel modo, in questa serie, 13 punti in gara 2, nonostante sia 0 su 7 da 3 finora nella serie, il numero 22 di Milano. Qui ancora un gran movimento invece per Paul Biliga, si va ancora da Ricci, buona difesa di Pesaro nonostante Milano stia muovendo tanto la palla. Adesso Totè rimane con Napier che lo sfida con questo tiro in step back, Shabazz Napier per il più 7, di Baldasso che attacca sul pick and roll con Biliga, poi Napier rimane con Tambone, ancora Biliga si avvicina per portare un altro blocco, cambia Kravic, Napier lo attacca, lo batte Valferro, ancora grande lettura di Shabazz Napier a cui Biliga consegna il pallone. Shields contro Austin Day, cerca di attaccarlo, riparte poi dall'altra parte, va dentro Savon Shields, vediamo se questo contribuisce a un minimo cambio di inerzia. Palleggio di Voigtman che poi va a cercare Shields, manca l'anticipo Tambone, deve ruotare in difesa Lachman, questo libera Melli solo in mezzo all'area, si avvicina Melli per portare il blocco, Karalampopoulos rimane con Napier che lo vuole sfidare, prova la triple in step back che è una delle sue specialità, mentre il lungo nativo di Reggio Emilia supera in palleggio la metà campo, esce Shields, rimane sul blocco Karalampopoulos, Shields a vantaggio per attaccarlo, si avvicina per portare il blocco, Totè rimane con Shields che lo sfida, step back e tiro da due punti di Savon Shields che porta a scuola. E ci sia anche questo nella partita di Pesaro che ha alzato la qualità dei tiri, ha anche bisogno di questi. Riparte in transizione Savon Shields, blocco da parte di Heinz, Napier ribalta il lato per andare da Voigtman, finta il passaggio per Baron e prova a segnare con questo runner e anche il pubblico la sta spingendo in questo terzo quarto. Sì, sì, questo era uno scenario che doveva essere previsto e prevedibile. Di questo possesso offensivo seguito da Leonardo Totè, ecco il consegnato nelle mani di Shabazz Napier, show di Totè che deve recuperare su Heinz, il tiro se lo prende Napier, Leonardo Totè, Devonol crossover su Karalampopoulos, poi lei ha provvisato difficilissimo, sbagliato Heinz. Se invece Pesaro riuscirà a mantenere lo stesso controllo del ritmo della gara. Baldasso si prende la tripla e la segna per il sorpasso di Milano e rimane con Napier, molto aggressivo Kravic, Napier lo attacca, serve Heinz, lo manda a schiacciare, l'americano con il numero 5 liberano spazio per gli altri giocatori di Pesaro dall'altra parte, lei ha rovesciato difficilissimo di Shabazz Napier a 8 secondi dalla fine, rimessa di Melli per Shabazz Napier che deve forzare il tiro da 3 punti e lo segna a 4.1 dalla fine. Non finisce qui la serie fra Milano e Pesaro, si va a gara 4.